prendetevi il viola, forza, allarghiamoci, allarghiamoci. No, non ci stiamo per niente. Andiamo? Andiamo. La fila è molto lunga, che significa che c'è tantissima gente. E vi ringraziamo perché significa che tutti abbiamo a cuore non solo la pace, ma anche il desiderio di unità, di amicizia. Anche questo voler dire il nostro stare insieme con le persone ucraine che vivono qui con noi. Siamo noi a costruire la pace sempre. Costruiamo la pace. Buonasera a tutti, io sono Vicky, sono una ragazza che è cresciuta qui a Napoli, però ogni estate va a trovare i propri parenti in Ucraina. Fino a poco fa io in un certo senso mi sentivo quasi inutile a distanza e cercavo in tutti i modi di contribuire per il loro sostegno. E io vorrei tanto dire che oggi, per la prima volta dopo una settimana, mi avete resa felice, perché io vedo una fortissima unione qui, veramente guardo l'orizzonte e c'è una fila di persone interminabile, quindi prima di tutto grazie. Fiaccolata e con la preghiera in chiesa, pace su ogni conflitto, da quelli piccoli che feriscono le nostre famiglie a quelli più ingenti. Quello che mi dispiace è che a volte quando si guarda a questo genere di iniziative si dice è solo simbolico, non state facendo niente di concreto. Io non penso sia così, penso che sia un messaggio, una dimostrazione quella che stiamo dando qui. Quelli che attirano l'attenzione internazionale, ma che altro non sono che un incessante accumulo di quotidiane tensioni. Crescono e gradualmente si fanno guerra. Pace, pace a te Ucraina, cuore d'Europa, terra che vedesti i popoli slavi incontrare il luminoso annuncio della vittoria di Cristo sulla morte. E continuiamo a invocare e a pregare per la pace. Grazie dal profondo del cuore, veramente. Grazie. Vigilanza Prestige, gli specialisti della sicurezza. VigilanzaPrestige.com